Ciao, vediamo insieme come realizzare un effetto di vetro sfocato con Adobe Photoshop. La prima cosa da fare, dopo aver caricato la nostra immagine, è spostarci verso il pannello livelli e andare a duplicare il livello sfondo. Anche qui abbiamo due possibilità: o trasciniamo il livello sfondo sull'iconcina crea un nuovo livello che si trova sulla parte bassa, oppure la combinazione di tasti Ctrl o Command J. In questo modo possiamo lavorare sullo sfondo copia lasciando intatto lo sfondo di default. Selezioniamo lo sfondo copia, con il tasto destro andiamo a convertirlo in oggetto avanzato, perché l'effetto che andremo ad applicare subito dopo può essere gestito meglio se il livello è un livello avanzato, quindi può essere considerato come una sorta di PSD all'interno del file di lavorazione. Una volta convertito il livello in oggetto avanzato, andiamo sul menu Filtro, Sfocatura e Controllo Sfocatura. Ebbene sì, applichiamo una sfocatura abbastanza alta, quindi con un raggio di pixel abbastanza alto. Diciamo che un valore tra i 50 e i 60 va benissimo, anche intorno a 58. Diamo l'ok. Come vedete dal livello possiamo notare tutti i filtri avanzati che noi andiamo ad applicare su questo livello, in questo caso contro la sfumatura, che cliccando sull'occhiolino possiamo naturalmente far tornare al suo stato di origine. Ora sopra questo sfondo copia, mantenendolo selezionato, ci spostiamo sulla palette degli strumenti, andiamo a selezionare una figura, chiaramente dal pannello dinamico assicuriamoci che sia selezionata naturalmente la modalità forma. Io ho selezionato il rettangolo con gli angoli arrotondati, possiamo anche definire il raggio degli angoli, quindi la curvatura degli angoli, dopodiché lo vado a disegnare spostando il mouse sulla nostra immagine. Di default, appena tracciamo la nostra forma, nel pannello proprietà vengono appunto attivate e rese visibili tutte le caratteristiche di questa forma che abbiamo appena disegnato. Spostiamo la nostra forma al di sotto del livello dello sfondo come oggetto avanzato, poi riclicchiamo sullo sfondo con l'effetto, tasto destro, e andiamo a creare una maschera di ritaglio. Che cosa ho appena fatto? Ho focalizzato tutto l'effetto della sfocatura che era applicata sull'intera immagine solo all'interno della forma. Se vado infatti a selezionare la forma e poi faccio un clic su uno dei crocini che stanno agli angoli e la sposto, come vedete io posso visualizzare l'effetto che è al di sotto di questo livello, grazie appunto al fatto che io sto mascherando questa forma sull'effetto. Questo anche se dal pannello livelli lo sfondo copia con il filtro avanzato applicato risulta al di sopra, ma avendo noi applicato una maschera di ritaglio, la forma sostanzialmente va a contenere l'effetto del livello dell'immagine. Confermiamo dal pannello dinamico, a questa forma possiamo chiaramente applicare uno stile. Ci spostiamo infatti dopo averla selezionata nella parte bassa del pannello livelli, apriamo il pannello opzioni e clicchiamo su traccia. Possiamo per esempio applicare una traccia bianca in modo da renderlo ancora più visibile rispetto allo sfondo. Possiamo decidere chiaramente uno spessore della traccia, una dimensione. Possiamo tranquillamente rimanere su uno spessore abbastanza leggero di pochi punti. Poi ad esempio possiamo applicare una sovrapposizione colore. In questo modo il nostro effetto viene ancora più evidenziato. Ad esempio se noi applichiamo un bianco con una bassa opacità, magari intorno al 20%, possiamo vedere il nostro effetto di vetro sfocato sempre più evidente, più realistico. Clicchiamo su ok. Chiaramente questo tipo di effetto può essere tranquillamente applicato a delle cards, magari dei mini form, oppure per evidenziare un concetto all'interno di una grafica pubblicitaria, di presentazione ad esempio. Facciamo un clic sopra l'ultimo elemento e dalla parte bassa del pannello livelli creiamo un nuovo gruppo. Qui all'interno, mantenendolo selezionato, andremo a inserire vari elementi all'interno della forma. Cominciamo per esempio con un titolo. Seleziono lo strumento testo, faccio un clic all'interno, mi assicuro di aver selezionato un font che sia ben visibile, chiaro, vado a scrivere il mio titolo. Chiaramente una volta inserito il mio titolo dal pannello carattere posso andare ad aumentarne le dimensioni, mostrando dal centro. Se vado sul menu visualizza, mi assicuro che l'opzione allineamento sia flaggata. Questo perché nel momento in cui sposto un elemento all'interno dell'area di lavoro si attivano le guide sensibili, un po' come succede con Illustrator. In questo caso, spostando il testo all'interno dell'area, lui mi segnala la centralità verticale, quindi il centro. Un altro modo per allineare un oggetto centralmente rispetto alla figura che lo ospita è selezionare il testo dal pannello livelli, poi con il tasto Ctrl o Command premuto andiamo a selezionare anche il rettangolo che lo ospita. Dal pannello dinamico che si trova nella parte superiore possiamo vedere i vari parametri di allineamento. Clicchiamo su Allinea centro orizzontale. Se volessimo poi allineare addirittura al centro orizzontale della forma il titolo, dovremmo poi cliccare su quest'icona, cioè allineare anche i centri verticali. In quel caso avremo il titolo al centro della forma. Torniamo a noi, selezioniamo di nuovo il titolo e andiamo ad applicare una linea magari al di sotto del titolo,
diamo a questa linea una traccia bianca, un'altezza in pixel e uno spessore. Annulliamo il riempimento. Prima di tracciare la linea, con i righelli attivati, trasciniamo una guida proprio in questa posizione, in modo che quando selezionato lo strumento linea andremo a disegnare, questa sarà perfettamente allineata grazie alla guida. Poi chiaramente con la combinazione di tasti CTRL H possiamo disattivare le guide in modo da vedere la nostra linea. Anche qui la possiamo andare a selezionare, selezioniamo il rettangolo, sempre con CTRL o COMMAND, e andiamo ad allineare la linea sul suo centro verticale. Duplichiamo la linea, CTRL J o COMMAND J, oppure la trasciniamo lungo l'iconcina del Crea nuovo livello, andiamo a spostare leggermente al di sotto, in modo da avere due campi di compilazione. Andiamo a duplicare il livello testo, la copia la andiamo a trascinare qui, chiaramente dal pannello carattere la facciamo anche più piccola come dimensioni, digitiamo di nuovo CTRL H in modo da attivare di nuovo le guide, magari qui possiamo attivare una guida verticale, in modo da sapere da dove far partire i testi, questo potrebbe essere per esempio il campo nome. Andiamo a duplicare anche questo livello, questa volta magari per cambiare possiamo utilizzare la combinazione di tasti Alt, clic del mouse. Trascino mantenendo allineato l'oggetto rispetto a quello che sta sopra, posso anche fare uno zoom, seleziono entrambi i livelli di testo e magari applico una caratteristica regular anziché bold. Infine andiamo ad aggiungere ad esempio un pulsante, che tradotto è una forma disposto qui sulla riga. Vado ad applicare un colore di riempimento dal pannello proprietà, magari annullo il colore di traccia, dopodiché lo vado a trascinare più in basso e a ridimensionare in modo da risultare proporzionale alla forma che lo ospita. Vado a confermare, sempre dal pannello dinamico, infine vado a duplicare un livello testo del campo presente appena di sopra, sposto il livello testo sopra tutti quanti in modo da renderlo visibile, lo sovrascrivo selezionando il livello testo, poi vado a selezionare il livello di testo appena digitato insieme al livello della forma del pulsante, sempre dal pannello dinamico li vado ad allineare centralmente in modo da avere tutto ben centrato e allineato. Posso chiaramente andare a cambiare le caratteristiche del font ospitato da pulsante. Ed ecco qui la mia cards, magari adatta per un form di iscrizione, per una pagina web, per una presentazione, comunque un form a titolo di esempio che sfrutta benissimo l'effetto vetro sfocato. Ed ecco la nostra immagine con la nostra cards. Chiaramente questo effetto può essere applicato su qualsiasi immagine, su qualsiasi sfondo. E chiaramente possiamo applicare alle nostre cards qualsiasi effetto di stile, sempre attraverso il pannello opzioni dell'opzione diffusione. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Adobe Illustrator, Photoshop e tanto altro ancora. Ciao, grazie, al prossimo video!